Noi stiamo mettendo in campo una serie di iniziative importanti che riguardano sia il settore economico, infatti abbiamo il decreto aiuti che riguarda ovviamente quello che è il problema che ha messo in ginocchio soprattutto il Sud. È quello del caro bollette. Abbiamo stanziato una nuova legge di bilancio, circa 21 miliardi, per poter dare un po' di ossigeno a quelle che sono le aziende e le imprese, ma soprattutto anche alle famiglie che purtroppo devono scegliere se andare a fare la spesa o pagare appunto una bolletta del gas. Sono provvedimenti che sono contenuti all'interno della legge di bilancio, che è una legge che va a favore di quello che è ceto medio e in particolare anche del Sud e del Mezzogiorno, con tutta una serie di sostegni e finanziamenti che riguardano le famiglie, che riguardano in realtà tutti i disagiati di questo paese, mettendo in campo tutti quelli che sono poi i fondi del PNRR che dovranno essere realizzati soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture, perché il gap che c'è tra il Mezzogiorno e appunto il nord del paese è dato proprio dal limite, dalla mancanza di uno sviluppo delle infrastrutture, quindi noi su questo vogliamo puntare.